Tra ieri e oggi, due nuovi sbarchi nelle coste del Sulcis. Non accenna a diminuire l'emergenza migranti. Alcoa, nella giornata di ieri i segretari del sindacato hanno incontrato i capigruppo dei principali partiti alla Camera. Monta la preoccupazione sulla vertenza. Continuità territoriale, la gara per l'assegnazione delle nuove tratte è andata deserta. Divampano le polemiche in ambito politico. Cinema sotto le stelle, la ormai famosa rassegna da Carbonia si sposta anche nei comuni di Portoscuso e Gonesa. Buon mercoledì 12 luglio a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo il nostro telegiornale parlando di cronaca e nello specifico dei nuovi sbarchi di migranti avvenuti ieri nelle coste del Sulcis. Sentiamo. Continuano gli sbarchi di migranti. Nella giornata di ieri sono stati due i gruppi di migranti sbarcati nelle coste del Sulcis. Il primo intorno alle 20.30 al porto di Teurada ha riguardato un barchino con sopra 8 persone di nazionalità algerina, di cui una in sedia a rotelle, col catetere e documentazione sanitaria al seguito, che immediatamente è stata affidata alle cure dei sanitari. Il secondo, intorno alle 22, a Capo Malfatano, ha interessato altre 4 persone, di cui ancora non si conoscono le generalità. Tutte le persone sono state soccorse, identificate e dopo gli accertamenti di rito accompagnate nel centro d'accoglienza di Assemini. Cambiamo argomento e parliamo dei nuovi incendi che hanno colpito nella giornata di ieri diversi comuni del Sulcis Iglesiente. Sentiamo. Non accennano a placarsi gli incendi nel Sulcis Iglesiente. Nella giornata di ieri nuovi roghi hanno colpito diversi comuni del Sulcis, tra cui Gonesa, Villa Massargia e Domus Novas. A Gonesa le fiamme divampate nelle campagne hanno lambito le abitazioni e solo l'intervento dei vigili del fuoco, coadiuvati dai volontari antincendio e di un elicottero della flotta regionale, ha scongiurato danni gravi e pericoli per le persone. Stesso discorso nelle campagne che intercorrono tra Domus Novas, Musè e Villa Massargia, dove le fiamme hanno ripreso vigore dopo l'incendio dei giorni scorsi. Aumenta la preoccupazione nelle istituzioni tra gli addetti ai lavori su questa piaga, che favorita dal forte caldo di questi giorni appare sempre più fuori controllo, soprattutto per la sua imprevedibilità. Chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale parlando di lavoro e specificamente dell'avvertenza Alcoa. Nella giornata di ieri i segretari del sindacato metalmeccanico hanno incontrato i capigruppo dei principali partiti rappresentati alla Camera. A proposito di ciò abbiamo intervistato il segretario provinciale della FIOM CGL Roberto Forresu. Siamo in compagnia di Roberto Forresu, segretario provinciale della FIOM CGL. Nella giornata di ieri la rappresentanza del coordinamento sindacale Alcoa ha incontrato i capigruppo alla Camera e nello specifico anche il capogruppo della Commissione Attività Produttive. Quali sono le novità che sono emerse da questi incontri e soprattutto quali sono le prospettive per quanto riguarda la risoluzione positiva dell'avvertenza? Ma intanto l'incontro che c'è stato ieri va in linea con quello che aveva stabilito il coordinamento Alcoa, incontratosi qualche giorno fa, dove appunto metteva in evidenza la necessità di fare un primo passaggio con i gruppi parlamentari, che mettesse in evidenza nei diversi confronti che ci sono state le difficoltà che stiamo incontrando attualmente per vedere ripartire o per avere la prospettiva rapida della ripartenza dello stabilimento. Gli incontri di ieri hanno confermato delle difficoltà, hanno confermato comunque sia che ci sarà, ci auguriamo il 20 che potrebbero esserci delle novità positive. Non si è entrati particolarmente nei dettagli, si è cercato di fare in modo che ognuno prendesse coscienza dell'importanza che avevano le interlocuzioni di ieri, ossia che ogni gruppo parlamentare potesse mettere in evidenza il proprio peso politico affinché quella che è stata definita una soluzione industriale importante a livello nazionale arrivasse a buon fine. Ricordiamo infatti che diverso tempo fa questo ci era stato prospettato come una soluzione fondamentale per l'industria, in particolare per le aziende energivore nazionali che non dovevano incorrere in alcun modo ad aiuti di Stato, quindi una nuova normativa che doveva
vedere coinvolte le aziende energivore attraverso una normativa a livello nazionale. Questa ce l'avevano già venduta diverso tempo fa, ma adesso siamo nelle condizioni, anche attraverso l'emendamento presentato poco tempo fa, qualche settimana fa, dall'onorevole Sanna, di arrivare all'incasso. Noi ci auguriamo che questo avvenga per il bene delle aziende energivore del nostro territorio, quindi l'azienda Alcoa in particolare e non solo, ma soprattutto ce lo auguriamo per l'industria nazionale. Dopodiché il coordinamento, credo e non ho dubbi che questo avvenga, darà continuità a quanto stabilito l'altro giorno, portando una delegazione ampia di delegati sindacali, di segreterie, di organizzazioni sindacali e quindi anche di lavoratori, così come era stato stabilito il giorno 20, dove finalmente, dopo tante richieste, riusciremo a incontrare il ministro Calenda, a fare il punto della situazione. Ci auguriamo definitivamente di vedere risolto, fare il passo avanti, le questioni che sono legate alla ripartenza di quello stabilimento, in particolare in questo modo le questioni energetiche che stanno, auguriamoci, andando a soluzione. Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro telegiornale parlandovi del nuovo bando per la continuità territoriale andato deserto ieri a Cagliari. Sentiamo. La giornata di ieri doveva essere quella giusta per l'assegnazione delle rotte per la nuova continuità territoriale. E invece così non è stato e la gara per le tratte da e per Cagliari da Milano a Roma è andata deserta. Né Alitalia né Ryanair hanno presentato offerte. Alitalia ha giudicato le condizioni stabilite dal bando inadeguate e non compatibili con il presupposto della sostenibilità economica. In ambito politico non sono mancate le polemiche e le critiche alla giunta Pigliaru, in particolare all'assessore trasporti Massimo Deiana, che a detta di esponenti come Stefano Maulu, europarlamentare di Forza Italia, si starebbe dimostrando incapace di attuare politiche adeguate in tema di trasporti. Così come il rappresentante dei riformatori sardi, Michele Cossa, che accusa di sconcertante improvvisazione gli esponenti che guidano la giunta regionale. Preoccupazioni condivise anche dallo stesso Partito Democratico, principale azionista di maggioranza, che per bocca del consigliere regionale Piero Comandini chiede un'immediata rimodulazione del bando, stando attenti a formulare correttamente oneri e compensazioni che possano sollecitare un maggiore e più variegato interesse tra gli operatori economici del settore. L'unica cosa certa in questa vicenda è che per l'ennesima volta il sacrosanto diritto costituzionale alla mobilità dei sardi rischia di essere messo in discussione. Ora cambiamo argomento e parliamo ancora di AIAS e soprattutto delle nuove polemiche tra proprietà e sindacati. A proposito di ciò abbiamo intervistato il coordinatore regionale della USB, Salvatore Drago. Sentiamo. Siamo collegati telefonicamente con il coordinatore regionale della USB, Salvatore Drago. In merito alle posizioni assunte dall'azienda AIAS, qual è il vostro punto di vista? Ma il nostro punto di vista è, l'abbiamo espresso in diversissime occasioni e continua ad essere quello, cioè che l'azienda AIAS si sta comportando come padrone delle ferriere nei confronti dei dipendenti. Perché dico questo? Perché non è concepibile il fatto che si possano licenziare dei lavoratori semplicemente perché protestano per il fatto di avere gli stipendi arretrati. Noi pensiamo che il lavoro vada retribuito e vada retribuito nei tempi giusti, nei tempi normali, così come previsto dalla normativa e dalle contratti. Pensiamo inoltre che l'azienda si comporti in modo ricattatorio nei confronti della regione, nei confronti dell'assessorato, nei confronti della politica. Perché dico questo? Perché è normale che la regione si trovi in difficoltà, perché non avendo delle alternative si trova in difficoltà. Questo lo sa l'AIAS e per questo cerca di forzare la mano. Io penso che quella delibera che ha fatto la regione, il consiglio regionale, sia una delibera giusta, che i lavoratori debbano essere pagati per tempo e se non possono essere o non vogliono essere pagati dall'AIAS vuol dire che devono ricorrere al tribunale e avere la loro retribuzione dal committente. In questi giorni sono forti le polemiche tra la vostra organizzazione, la USB e l'AIAS. No, no.
non sono assolutamente polemiche, sono dei punti di vista che noi esprimiamo e che continuiamo ad esprimere. E ci dispiace semplicemente che per questi punti di vista un nostro dirigente sindacale sia stato licenziato in troppo. Secondo noi è un licenziamento ingiusto e per questo naturalmente si ricorre in tutte le istanze dove è possibile. E però pensiamo che sia un modo di voler intimidire, perché non è stato licenziato solo un nostro dirigente sindacale, ma altri due dirigenti sindacali, altri due colleghi hanno subito la stessa sorte. E teniamo presente che l'AIAS già un paio di anni fa aveva già espulso dal ciclo produttivo, cioè aveva licenziato più di 100 lavoratori. E poi alcune sono state riassunte, magari con mansioni diverse, eccetera, però erano state licenziate per quadrare i conti. In realtà questi conti sembra che continuano a non quadrare. Noi pensiamo che sia proprio l'azienda che non funziona, il management di questa azienda che in qualche modo deve essere rivisto, cambiato, oppure cambiare rotta in mano, la direzione di questa azienda. Chiudiamo la seconda parte del nostro TG parlandovi dei 12 milioni di euro di investimenti previsti da Banoa nel nostro territorio per i prossimi 3 anni. Sentiamo. L'ente gestore unico del servizio idrico integrato a Banoa ha reso nota l'entità degli investimenti che intende attuare nel Sulcis Iglesiente da qui ai prossimi 3 anni. Saranno 12 milioni di euro, facenti parte di uno stanziamento più grande di 100 milioni per tutta la Sardegna, che saranno destinati al territorio per interventi di efficientamento delle infrastrutture idriche, con interventi di manutenzione straordinaria e con vere e proprie sostituzioni di condotte e tratti di rete. Gli interventi saranno programmati trimestralmente e serviranno a risolvere definitivamente molte delle problematiche che in questi anni hanno portato a malfunzionamenti, perdite d'acqua e inefficienze nell'erogazione del servizio idrico. Apriamo la terza parte del nostro telegiornale parlandovi della rassegna Cinema sotto le stelle, che dai prossimi giorni si sposterà anche nei comuni di Portoscuso e Gonesa. Sentiamo. La società umanitaria informa che la rassegna cinematografica Cinema sotto le stelle, dopo il notevole successo riscosso in questi primi appuntamenti nel comune di Carbonia, presto si sposterà anche in altri comuni del territorio. Saranno infatti Portoscuso e Gonesa a ospitare 5 dei film della rassegna e a sancire in questo modo una stagione cinematografica di assoluto successo per il Sulcis Iglesiente. Si inizierà lunedì 17 alle ore 21.30 all'anfiteatro di Portoscuso con la proiezione di In guerra per l'amore e si continuerà lunedì 31 e mercoledì 2 nel medesimo luogo con rispettivamente la proiezione di Una vita da gatto e Trolls. Mentre a Gonesa, in piazza Fronte Municipio, il 19 verrà proiettato questi giorni e mercoledì 26 l'era glaciale 5. Ora cambiamo argomento e parliamo della rassegna Notti a Monte Sirai al via sabato prossimo a Carbonia. Sentiamo. Sabato 15 luglio inizierà a Carbonia la rassegna musicale Notte a Monte Sirai. L'evento si terrà proprio nell'anfiteatro di Monte Sirai a partire dalle ore 21.30 con l'esibizione dei Paolo Nonis Big Band, Place Frank Sinatra, Fit Barco The Voice Cocco. La manifestazione proseguirà sabato 22 luglio con Filomena Campus Quartet e Stefano Benni e si concluderà domenica 30 con lo spettacolo All'Infrazao Quartet. Il costo d'ingresso agli spettacoli sarà di 14 euro e l'abbonamento per tutte le esibizioni di 33 euro. Sarà inoltre predisposto un servizio bus navetta che partirà per tutti e 3 gli spettacoli alle ore 21 dal centro di Carbonia. Chiudiamo la terza parte del nostro telegiornale parlandovi della rassegna Dancing in the Night prevista per venerdì 14 a Cortoghiana. Sentiamo. Venerdì 14, Cortoghiana, in concomitanza con il 75° anniversario della frazione fondata nel 1942, ospiterà un'importante esibizione sportiva della scuola ballo Forever Dance e Fitness delle istruttrici Daniela e Michela Loru, dal nome Dancing in the Night 2017. L'evento, organizzato con la MSP Italia, si terrà in piazza Circoscrizione a partire dalle ore 22 e sarà presentato dall'artista Sonia Pinna. Durante la manifestazione sportiva, che vedrà la partecipazione anche della palestra Fit ASD di Gonesa, si svolgeranno diverse esibizioni di balli coreografici e show dance.
Il nostro telegiornale è concluso, grazie di averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.